amici di Wii Motorsport, benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi siamo ancora in compagnia di Virginio Ferrari, che ringrazio tantissimo e ci aiuterà sempre a capire nuove sfumature sempre di fatti, aneddoti o ricorrenze che sono successe e succedono nel campionato mondiale o comunque nelle competizioni delle moto. Quindi grazie Virginio e buongiorno, ciao. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, buongiorno a voi. Quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, che abbiamo affrontato, solo che eravamo quasi in chiusura, dell'argomento campioni e meteore, perché sembra molto delicato come argomento, però alla fine tanti avevano il talento per e poi dopo si è un po' sfumato, cioè si è un po' disperso, si è un po' dissolto, ecco. E quindi abbiamo provato a nominare Jack Miller, che secondo me era un buon talento, un buon pilota, che comunque era stato vice campione della Moto3. E secondo me, quando ha fatto il salto in MotoGP, si è un po' spenta quella stella. Si è ripreso, perché comunque merita di stare in quell'ambiente lì. Però diciamo che se avesse fatto l'iter delle tre classi, diciamo che sarebbe arrivato un po' più pronto, un po' più luminoso. Come invece te hai detto che ovviamente eri in pista, lo hai visto, e come lui, come tanti altri, diciamo che non sarebbe cambiato niente. Sì, ci sono momenti, diciamo, favorevoli per questo, intendo dire per questo cambiamento repentino dalla Moto3 alla MotoGP. Quanto dicevo la volta scorsa, il divario di potenze, il divario di peso, il divario di prestazione di una macchina di quella levatura al tempo non poteva essere attuato così d'amblè, per usare un termine che dia un significato pratico su questo traghettamento di un mezzo che ha prestazioni ridotte, ma che però ti insegna molto. Perché dico questo? Lo dico perché moto di cilindrata e di peso inferiore a quelle che sono o che erano le moto di massima prestazione ti permettevano di avere una certa finezza, fatemela definire tale, nel capire quale potesse essere l'importanza di una posizione, di una postura aerodinamica più appropriata, quanto potesse essere importante la cognizione di piccole regolazioni per la messa a punto per il setup della moto. Questo tradotto sta a significare che più hai potenza, più la macchina ti aiuta, tra virgolette, a sopperire con una accelerazione sorprendente quando tu hai mancato dal punto di vista tuo del pilotaggio su certe finezze di lasciare scorrere la moto, far prendere i giri in un certo modo, entrare con una certa velocità, regolare l'avantreno tanto da permetterti di avere una macchina neutra, o perlomeno una macchina che tenda alla fine a essere leggermente sovrasterzante e non sottosterzante, e via discorrendo. Perché la parte di aiuto che hanno ora i piloti, cioè nell'elettronica, in quello che sono tutti i controlli vari,
permettono di gestire al meglio questo divario di potenza. Quindi, ritornando a parlare del pilota, senza citarne uno in particolare, no, il discorso su Jack Miller, ma ve ne sono tantissimi altri, ma era semplicemente per dire che se un pilota, scendendo da una Moto 3, salendo su una MotoGP, è immediatamente tra i primi, vuol dire che c'è qualche cosa che ti può permettere di fare questo, perché un tempo vai tranquillo che qualunque pilota campione di cilindrate inferiori, salendo su una 500 o una 750, quando ancora c'era il mondiale 750, e parlo delle V31, parlo della Suzuki 653 che guidavo io, il divario era troppo importante, la differenza era mostruosa. Quindi ritorniamo al dunque, ritorniamo sulla specificità di una ipotetica potenzialità che però deve essere poi gestita. Quindi se hai una squadra top, se hai un elettronico furbo, se furbo nel senso molto bravo, se hai, tutto quanto ne deriva può essere raggiunto in maniera, passatemi tra virgolette, più facilmente. Ecco che poi alla fine cosa rimane quando hai affrontato questi argomenti o questo tipo di spiegazione, nel dire: ah, però sì, quello però ha avuto, ah, ma l'altro non ha avuto o l'altro non è riuscito, ma c'è un destino, c'è una squadra. Il lavoro di un pilota è sempre un lavoro di orchestra, non è mai un lavoro prettamente del singolo. Quindi tu non sei il tennista, tu non sei il nuotatore, tu non sei il decatleta, che c'è la sua, hai un elemento che si prepara in un certo modo, il tuo allenatore o il tuo staff tecnico, ma poi alla fine sei tu l'artefice, sei tu quello che va su un ring a fare cazzotti. Nella moto non è così. Nella moto ci sono molti fattori che possono decretare, stabilire un successo o un successo parziale o addirittura un insuccesso. Ed ecco che alla fine giochiamo sempre sul motore, la competitività della marca, della casa, che cosa ti dà la casa quando tu sei uno dei team ufficiali. E non il solo team ufficiale, ma ci sono, iniziamo, potremmo aprire dei capitoli infiniti su questi argomenti. Ah, guarda, li apriremo perché ci interessano, perché alla fine la storia insegna che praticamente passano gli anni, ma si ruota sempre attorno a questo, il trattamento, le moto, e quindi sarebbe anche interessante. Però sì, quello che dici te è vero, perché come diceva anche Lucchinelli in un'intervista, diceva: se fossero rimaste le 500 e un rookie fosse salito su una 500, si sarebbe rifatto il motore delle ambulanze ogni weekend e a correre saremmo rimasti in due. Che è vero, che è vero, che è tutto vero. Perché alla fin fine, sai, dal divano o da casa sembra tutto facile, tutto bello, vedere voi è tutto facile, poi dopo, sai, sali, non sai neanche dove si mettono le mani, dove si mettono i piedi, perché non è così facile, cioè nel senso, onore a chi lo fa di mestiere, ecco. E quindi, tornando al discorso, dimmi. Devi aggiungere su questo la particolarità della messa a punto di una due tempi e i particolari che facevano sì, visto che non c'era elettronica, non c'era niente, ma il pilota doveva
avere quella sensibilità sull'apertura del gas, avere la sensibilità sulla carburazione, avere la sensibilità di un'attacca di spillo, avere la sensibilità su un getto di zero inteso come misura, qualche cosa di infinitamente piccolo, e quindi tutti questi particolari facevano sì che il pilota dovesse avere più per dargli una differenza rispetto ad altri piloti. Ed ecco che nasceva questa osmosi proprio con il team, con il responsabile tecnico, con cosa che io avevo ad esempio con particolare con Gallina, perché facevamo Gallina era una fonte inesauribile di esperimenti, ma veramente inesauribile, e quindi si è andati poi su dei particolari che gli altri non toccavano, dall'aerodinamica, agli alettoni, a servosterzo, la parte del rinvio del freno a posteriore con squat della moto sul posteriore in frenata e non più il posteriore che ti si alzava, cioè erano tali e tanti gli argomenti che venivano messi in esecutivo durante le prove, sia private che le prove ufficiali, e alla fine dei risultati sono venuti fuori, ecco. Chiaro, chiaro, nel senso che comunque ti danno l'opportunità, il team, comunque il fortunato di Gallina, che era già avanti coi tempi, perché comunque aveva tanti idee in testa, ovvio che comunque le cose si devono fare sempre in due o più, nel senso che comunque devi avere il pilota giusto, devi avere il team giusto, le persone giuste, e quindi poi dopo ci vuole anche il tempo. Una volta i test erano anche liberi, nel senso che ti girava e diceva dai vieni che proviamo, adesso i test sono contingentati, quindi se come nel caso di Valentino con la Honda o comunque di Marquez con la Honda, se fai arrabbiare i giapponesi e non ti fanno provare, adesso i giorni sono 6 e quindi le occasioni per provare sono veramente poche, anche se le idee, soprattutto come adesso in MotoGP che si sta andando verso il futuro, ci manca solo che le moto volano e tra un po' abbiamo superato anche il confine della velocità. Ma questa è la parte che io voglio definire ridicola delle corse, cioè limitare per dire bisogna ridurre i costi, ma cosa state dicendo, ma cosa mi viene da ridere, perché quando una casa ha una pista privata, basta, fa quello che vuole. Quando tu hai uno sviluppo tale da permetterti di avere dei vantaggi, il risultato finale del pilota singolo non lo vedi più come potevi vederlo al tempo, e questa è la dimostrazione soprattutto quando ti trovi con una omogeneizzazione di certi particolari, vedi l'elettronica, e non consente, o anche la parte gomme, che non consente di avere quel fiorire di novità che ti portano ad avere una certa egemonia per un certo periodo, cosa che è successo in passato anche per certe case, vedi Emilia Agusta, no? Questo
è il bello delle corse, questo è quanto nelle corse tu riesci a portare avanti e a proporre, e nel caso, cito ancora Gallina, nel caso di Gallina, Gallina era ancora pilota quando all'inizio, io ho iniziato ad avere il rapporto con lui, quando all'inizio si andava addirittura in pista assieme. Quindi immaginate un pilota che ha una certa idea, che capisce di essere ormai nel periodo pre-pensionamento, dove dice non ho più tanta voglia di correre, ma ho tanta voglia di fare sviluppo, ho tanta voglia di mettere su una squadra come sto sognando, immaginando, e tante altre belle motivazioni, no? Se tu hai un qualcuno che sta gestendo una squadra, che ha la possibilità di avere degli sponsor e ad attuare determinate pensate, mettetemelo tra virgolette, pensate per far sì che vengano applicate in pista, e il pilota chiaramente deve corrispondere a quelle che sono delle domande che lui il responsabile, lui il neo team manager o pilota che vuole sviluppare e manda in pista qualcun altro, e dice ecco, quello che sto immaginando, quello che sto proponendo è la seguente cosa. Capite che se andassimo oggi a paragonare un qualcuno che ha questo tipo di qualità e dia tu suo personale, e poi gli mettiamo di fianco degli altri, chiamiamoli ancora team manager, che non hanno nulla a che spartire con quello che è l'attività agonistica in pista, che non sanno neanche che cosa significhi mettere una tuta di pelle a 45 gradi all'ombra a San Carlos in Venezuela. E qui vi lascio non tre puntini di sospensione, ve ne lascio 10 righe di puntini di sospensione. Ecco perché parliamo di cose troppo distanti, parliamo di competizioni che non sono più le competizioni, ma io non lo dico per dire in maniera retorica ai nostri tempi, no, io sto dicendo che questo tipo di competizione non ha più nulla che spartire, vedi anche i regolamenti, tutte le cose che... Le punizioni pure ai piloti, il pilota troppo aggressivo, ma ben venga un pilota troppo aggressivo. Poi il pilota troppo aggressivo diventa coglione perché manca di rispetto a un altro pilota, e allora stai tranquillo che la legge del più forte in pista c'era e c'è ancora. Oppure stai tranquillo che dopo, dietro le quinte, dove nessuno vede, i regolamenti dei conticini vengono fatti. Quindi, ma lasciamo le competizioni come hanno sempre vissuto le competizioni e gli animali da competizione, parlo pista, parlo velocità in pista. Poi in altri sport non metto becco, dal cross, dal enduro, dal tutto quello che vogliamo fare o che potremmo immaginare di fare con due ruote e un motore tra le due ruote. No, appunto, perché quello che hai appena detto te è successo proprio all'ultima gara, che da tanto che si parlava che questi piloti sono sempre tutti amici, che ultimamente il motorsport è cambiato, che non ci sono più le famose scazzottate nel Motoroma. Infatti nell'ultima gara Marquez ha buttato per terra Bezzecchi, che se l'è anche presa, proprio ai, tipo, ai vecchi tempi, il pilota che va a prendere l'altro pilota nel motorhome e ci fa quattro chiacchiere. Ecco, è successo proprio questo, quindi alla fine passano i tempi, però quando
uno le cose le deve dire, è giusto che le dica. Ma è chiaro, è chiarissimo. E appunto, parlando proprio di markets, andiamo al secondo argomento. Secondo argomento, che è proprio markets, è il... si parla sempre di markets, però alla fin fine è il personaggio che è sempre sulla bocca di tutti, perché markets dall'infortunio, markets sulla Honda e anche markets che ha rotto il contratto con Honda liberandosi e appunto è andato proprio in Gresini e quindi ha debuttato sulla Ducati Gresini appunto a Valencia per il test. E quindi markets ha scombussolato anche un pochino, un attimino, non dico tutti gli equilibri, però diciamo che qualcosina ha mosso, perché tutti hanno visto anche la telemetria di markets, hanno detto ah, però come fa curva 8, la fa diversa da tutti noi, è già il migliore solo in quella curva, pensa poi. E allora qui cominciano a delinearsi un po' gli equilibri che fino adesso c'erano, quindi abbondanza di piloti che vanno forti, perché c'è Bezzecchi, Di Gianantonio, c'è Bagnaia, c'è Bastianini, c'è Marquez, c'è, ce ne sono parecchi, ce ne sono veramente parecchi. E quindi un po' come ai tuoi tempi, ma soprattutto quando te eri team manager, perché comunque in Ducati hai avuto fior di piloti, hai avuto Corser, Chili, Fogarty, e gestirli soprattutto tutti con l'obiettivo unico di vincere, stare davanti, che avevano le stesse capacità di lottare per vincere, non deve essere stato semplice, ecco. Ma sai, io quando ho vissuto il periodo da team manager ero come mi capita sempre nella vita, ero un po' fuori dai cori, nel senso che cito questo l'ho già detto altre volte, ma lo cito ancora. Capitato a Donington in Inghilterra, Fogarty fermo, chiamo Carter. Alan Carter, un pilota giovane inglese che io conoscevo perché mi ero trovato in pista con lui con la 250, e di conseguenza gli dico ti andrebbe di fare una corsa così così, e lui dice sarebbe fantastico per me, bla 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 bla. Morale, scusa, no, non Fogarty fermo, fermo Falappa, Falappa era fermo, quindi do la moto a Carter, in Ducati mi chiedono per quale ragione io avessi optato per questo, spiegai perché e per come, e da lì mi arrivò la raccomandazione, ah però dobbiamo fare in modo che lui, non dico arrivare dietro, obbligarlo già a priori, ancora prima di andare in pista, dico no, ma perché qui, dico no, ho detto no, perché era così. Quindi dico, se voi volete la sostituzione per le ragioni che bla 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 bla, bla, ma non chiedetemi di, altrimenti non mettiamo nessuno, che facciamo prima, no? Questa era la motivazione mia. Morale della storia, sul bagnato, Alan Carter è andato più forte di Fogarty. E io non l'ho fermato, punto a capo. Quindi dopo è venuto fuori una polemica, Fogarty era incazzato come una biscia, e come le cose sono così. Ma perché? Perché so qual è o quale possa essere la frustrazione di un pilota che
e anche lì vediamo mille puntini. Io ho vissuto in pista con un tale di nome Eddie Loso. La mia moto non era assolutamente come quella di Eddie Loso. La mia moto era un 4 cilindri Yamaha a disco rotante, carburatori con disco rotante. La sua moto era un 4 cilindri lamellare, carburatori lamellare, quindi aspirazione lamellare. La prestazione non era assolutamente vera e quindi più dopo, sa, tutte le anomalie che ci sono state in quell'anno, di tutti i colori ne sono capitate, ma io sapevo anche perché, e non sono in questo momento assolutamente intenzionato a fare l'elenco, ma potrei farlo. E quindi ho vissuto un anno che avrei spaccato il mondo, che avevo la possibilità di, e non ho potuto perché la moto non era come quella del compagno di squadra. Morale: se tu dai la moto a qualcuno, non gli puoi a priori dirgli sì, però guarda che se sei davanti devi pelare il gas e andare dietro al tale. E allora cosa gli dai la moto per fare? Per fargli fare il numero, per portare via punti? Ma siamo in una situazione nel mondiale per cui non ci stiamo in questo momento giocando il mondiale per 2 o 3 punti, quindi lasciamogli fare la sua vita. Ecco perché quando succedono certe cose si deve considerare la parte umana, la parte del pilota. No, è la motivazione per cui succede molte volte la gente può non capire, molte volte la gente può non approvare, ma cioè si devono conoscere i retroscena, si devono conoscere i dietro le quinte. Certo, senza quello è un parametro fondamentale che non si può esprimere un giudizio con la piena conoscenza dei fatti. Però rimane questo perché, diciamo... questa spiegazione, perdonami Fabrizio, questa spiegazione è soltanto e semplicemente per dire che una valutazione come market, come il pianeta market, è quasi impossibile da soppesare, è quasi impossibile da giudicare, che è un parolone. Quando tu vivi quello che lui ha vissuto negli ultimi anni, quando era da tutti ritenuto talmente superiore come prestazione ad altri, agli altri o ai suoi compagni di team che ha avuto negli anni, oggi come oggi ti ritrovi lo stesso protagonista su una moto che può essere un punto interrogativo dal lato, sarà effettivamente come quella ufficiale? Io penso e spero di sì, ma quello che poi accadrà nella realtà lo vedremo. Spero che non siano così avventati, per usare un termine ancora garbato, inducati da non dargli il massimo o il 101% di quello che loro potenzialmente potranno e possono o possano dare, ecco, perché sarebbe un vero peccato. Certo, non valorizzarlo sarebbe sicuramente un peccato. Diciamo che è talmente forte che ha una
veramente una grande occasione, appunto perché comunque in Ducati c'è un due volte campione del mondo che è Bagnaia, è bravo, cioè tanti piloti che sono in rampa di lancio che hanno bisogno di un'occasione, quindi Marquez sicuramente da Gresini, che è in un team che sì, è tra il satellite e il privato, quindi si è visto anche quest'anno con Martin quante polemiche, che la gomma no, non l'hanno fatto vincere, no, perché non ha le stesse occasioni, una moto privata, una moto clienti, non può vincere. Quindi vedrai che fermeranno anche Marquez, perché non lo faranno vincere, perché quella rossa deve vincere. Sono queste che poi dopo ci si avvita su queste dicerie, queste polemiche che poi dopo non hanno sfogo fino a che se poi dopo uno non c'è il risultato, dopo dicono ecco, vedi, te l'avevo detto. Infatti è così. Vedi. Poi dopo uno dice, vedi, te l'avevo detto, perché non gli è andato, magari in una gara non va forte, come è successo anche a Martin, e vedi, non gli è andato la gomma, perché deve vincere quella rossa, una privata gli fanno giocare il titolo, gli fanno sentire il titolo, poi dopo lo butta via, come è successo quest'anno a Martin. Martin si è giocato il titolo, però l'ha perso lui, perché comunque la Ducati che aveva Martin era di un anno precedente a quella rispetto a Bagnaia, ma aveva le stesse carte in regola per vincere il titolo. Certo. E quindi a tuo tempo, a parte Carter, prendiamo esempio il 98, che è stato un anno fumante, come l'hai gestiti due team? Due team non erano due team, no, erano due era, piloti era il tuo team, due piloti, però ognuno... comunque c'era il team esterno e quindi c'erano comunque la lotta per il titolo, i due piloti che erano sempre in lotta per il titolo, tipo Fogar, Chili, no, e Chili e Corser. Noi l'avevamo, Corser era stato chiaramente più chiamiamo, definiamolo efficace dal punto di vista del punteggio. Eravamo in testa al campionato mondiale, avremmo vinto il campionato mondiale se non quel maledetto warm up del mattino, lui è caduto, si è ferito in maniera irreparabile la milza, e quindi sai, quando vai all'ospedale con la milza da asportare sei fuori gioco. Ecco che abbiamo perso il mondiale, quindi siamo arrivati secondi in mondiale, ma questo è dovuto al fatto, questo è mancato quel pizzico, non dico di fortuna, ma di normalità, e quindi in condizioni normali non, probabilmente soltanto una caduta in gara avrebbe potuto, ma dai, cade nel warm up del mattino in una maniera poi assolutamente inusuale, lo definisco, perché lui è arrivato in fondo al rettilineo e ha tolto 4 marce. Quando togli 4 marce a sugo vuol dire che tu stai entrando in seconda, invece purtroppo lui non si era reso conto che, essendo uscito piano dal rampino in basso che porta all'assalitone, che porta al rettilineo finale, era arrivato in fondo al rettilineo in quinta. In automatismo è andato pum 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 quando ha lasciato chiaramente la frizione totalmente, la moto si è messa di traverso, perché il rapporto entrato nella scalata che ha fatto
non era la seconda, era la prima. E quindi si è girato, si è fatto un, come dire, un testa coda, gli ha fatto poi un high side, è volato per aria e poi il resto è venuto con la carambola che la moto l'ha toccato e lo ha ferito pesantemente sul fianco sinistro dove c'è la misa sotto le costole. Ma quello io ho fatto la... No, è chiaro, alla fine a sugo si sa, c'è la S finale che è molto lenta, poi c'è il rettilineo, che chiamarlo rettilineo, però comunque in salita, metà e metà in discesa, e poi c'è la prima curva che è quasi un 90 gradi. E che è stata praticamente la fine della stagione, perché comunque già era... Non la fine della stagione, era l'ultima corsa. No, l'ultima corsa, quindi, però comunque lì il titolo... Ma ritornando però, io vi ho fatto la descrizione dal punto di vista della dinamica, del come si è arrivati in quel preciso momento, con una squadra che però andava d'amore e d'accordo, dove c'era una gerarchia in pista inesistente, perché ognuno di loro poteva fare quello che riusciva a fare dal punto di vista prestazionale. Non c'erano ordini di squadra, Corser stava vincendo il mondiale, ma a Chili non è stato detto: oh, guarda che tu devi arrivare dietro. No. No, importante, perché questo qui è un tema che mi hai fatto pensare a un tema che mi interessa anche per delle cose che sono successe sempre quest'anno e anche lo scorso anno sull'ordine di squadra. Un tema che mi piacerebbe approfondire, poi vabbè, ti manderò e ti chiederò poi cosa ne pensi, perché a me ha fatto sorridere il modo in cui lo hanno chiesto, ecco, l'ordine di squadra. Però non adesso, perché ci abbiamo un altro tema e siamo quasi in chiusura, però te lo chiederò perché mi interessa sapere soprattutto come avresti affrontato il momento. Lo potremmo fare tranquillamente. Sì, ma sì. La puntualizzazione che io ho voluto portarvi come testimonianza è molto semplice, cioè quando tu hai due piloti e nel grafico delle prestazioni tu hai sempre un pilota che ti dimostra una curva che porta a significare che è lui l'elemento che vincerà il mondiale, ad un certo punto viene anche spontaneo il fatto di supporre e pensare che non occorra infierire in questo senso, non occorra sminuire quello che può essere in questo caso, se, no, passatemi il termine, secondo pilota, che non è il secondo pilota ma che è l'altro pilota. Allora, se tu vivi in questa condizione di fatemela definire onestà dal lato rapporto, e quindi rispettare, conoscendo e sapendo quello che avviene in pista, sapendo quello che avviene nella testa, nel cervello del pilota, tu devi lasciarli vivere, tu devi lasciare perlomeno fino all'ultimissimo momento, dove sì, magari poi ci sarebbe o nascerà la necessità di dire all'altro: oh, dagli una mano. Ma tutto questo deve avvenire quando
occorre effettivamente dire, sai, manca una corsa. Là cosa avevamo noi? Avevamo un vantaggio, avevamo un pilota che aveva già dimostrato che di essere pronto senza aiuti apparenti. Ma poi, se durante lo sviluppo della gara tu noti che, allora gli metti fuori un cartello, una segnalazione all'altro pilota dove dici: ora fai questo, ma è la parte finale, non lo hai castrato durante la stagione, perché è la cosa peggiore che possa capitare ad un pilota professionista. Ma questa è soltanto la mia modestissima opinione. Poi ci sono quelli che decidono, fanno, che vogliono essere protagonisti, no? Vogliono essere loro i protagonisti, non lasciare che il pilota sia il protagonista. E questo è un altro capitolo ancora. No, io preferisco la tua, perché i piloti devono essere i protagonisti, come non deve essere protagonista la federazione con Verdi, track limit, penalizzazioni, pressioni, gomme. I piloti devono fare i piloti. E guarda, scusami Fabrizio, non entrare su questo argomento, altrimenti la nostra conversazione può terminare qui, e ti dico a presto, ci sentiamo per un altro argomento. Proprio, guarda, quella è proprio una cosa che detesto in maniera assoluta. E non sei l'unico. Continuiamo. Allora, ultimo argomento però per oggi è l'argomento della scelta della gomma. Appunto, Martin in lotta piena per il titolo nella rincorsa e la lotta con Bagnaia a Phillip Island, con tutti i problemi del caso, perché comunque di solito quest'anno è stata la gara corta al sabato, e invece per un fattore di meteo hanno anticipato la gara lunga al sabato per non correre la domenica perché c'era brutto tempo. Scelta discutibile, perché comunque hanno fatto correre Moto 2 e Moto 3 in mezzo alla tempesta, però ormai siamo abituati a questa disparità di trattamento. Ma il tema è un altro, che Martin ha scelto una gomma molto più morbida, ovviamente non è arrivato in fondo con tutta la spinta necessaria per finire la gara in testa con neanche il vantaggio che aveva accumulato, ma poi nel dopogara ha detto che forse la squadra, se avesse insistito un po' di più, gli avrebbe fatto cambiare idea. E allora qua entri di nuovo in gioco te, e perché di esperienza ne hai un po' di più e ci puoi spiegare se veramente la squadra entra non in conflitto, ma entra nella decisione che può sortire un trattamento diverso, soprattutto nella scelta. Allora, da pilota ti dico, molti piloti in pista sono influenzati da un qualcosa, da un qualcuno. Altri piloti in pista decidono con la propria valutazione, con la propria esperienza e con chiaramente il vissuto dal lato esperienza personale. Quando hai dei piloti, come ad esempio al tempo io facevo, che la casa, in quel caso Michelin o anche Dunlop, sei stato collaudatore per la casa stessa, hai vissuto, e in questo caso sempre ancora grazie a Gallina, hai vissuto una serie di esperienze personali
che ti hanno portato ad aumentare quello che è il tuo bagaglio tecnico e il tuo bagaglio valutativo. Se nelle tue valutazioni hai avuto la possibilità di provare carcasse, gomme dal lato compound, cioè la gomma, intreccio di tele, carcasse più rigide, meno rigide, carcasse più pesanti, meno pesanti, ruota anteriore pari alla posteriore grazie al servosterzo, anti-dive inventato meccanicamente da Kawasaki, idraulicamente da Suzuki, tutta una serie di situazioni per cui alla fine, quando tu sali in pista e senti e noti ed avverti che qualche cosa derivante da punto A, punto B, punto C non è adeguatamente regolato, non è adeguatamente stato scelto, non è, tu dai delle indicazioni alla squadra. Teniamo presente che sto parlando di elettronica zero, servo zero, a parte il servo sterzo inventato da Roberto Gallina, ma intendo dire aiuti elettronici per quello che erano i controlli vari non esistevano. Quindi la sensibilità del pilota deve stabilire in quale direzione andare. Tu prendi la direzione sbagliata, ragazzi, viene fuori una frana. Quindi questo ti porta ad essere conscio e cosciente che terminate le prove ufficiali, tu devi avere nella tua testa, prima ancora di fermarti al box, tirare su la visiera e parlare con qualcuno, parlare con il responsabile tecnico, tu hai già fatto la tua scelta. Ritorniamo alla tua domanda dopo aver fatto questa illustrazione per darvi una panoramica valutativa nell'ascolto, in questo caso del mio discorso, ma che poteva essere il discorso di qualunque altro pilota che ha avuto la fortuna e la il periodo agonistico del tempo che vi stavo appunto accennando, dove non c'erano gli aiuti tra virgolette. Ecco che tu spieghi il perché opti per quella scelta, tu spieghi perché definisci la gomma o la carcassa, il tipo di carcassa, che erano scelte fatte dal pilota. La casa madre Michelin, la casa madre Dunlop, ti presentava tutta una serie di possibilità e tu dovevi scremare, tu dovevi dire, come io dico ancora adesso perché mi è rimasta impressa a fuoco, la 702D come domodossola, 702D domodossola della Michelin è stata una gomma di merda. Io ci ho fatto due voli paurosi perché me l'avevano messo, provato quello dato quando era il momento, dopo quei 4-5 giri vai al limite, e me la sono tirata in testa, riprovato, mi hanno rimesso su dopo X tempo senza l'influenza dell'effetto placebo e sono volato nuovamente. La 702D era una gomma di merda. Ecco che tu hai, nella tua personale valutazione, nella tua personale sensibilità, nella tua personale scelta del canale cerchio, e quindi con la possibilità di stringere maggiormente o allargare maggiormente, parliamo di 0,15, 0,25 pollici, quindi qualche cosa che va alla
alla finezza tale per cui un pilota la può sentire, un altro pilota non la può sentire. Non questo, no, attenzione, non per dire che io sono capace di sentire e magari un altro no, è per dire che quando tu scegli, scegli in base ad una risultante concreta, non è una impressione. Tu in quel momento non hai un'impressione, tu in quel momento con il cronometro in mano dei signori che sono ai box dimostri andando 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi più o meno forte, e quindi hai un termine di valutazione, di giudizio che è assolutamente inattaccabile. Se lui, ritorniamo a Martin, ha detto quello che ha detto, io non ho sentito le sue parole, sto a quanto tu mi hai riportato, ha detto quello che ha detto, non ci ha fatto anche una gran figura dal punto di vista della sua personalità, diciamo, post gara, perché avrebbe dovuto dire molto onestamente: ho optato per un qualche cosa che mi aveva convinto potesse essere la scelta migliore e invece ho toppato. Oppure, durante la corsa è successo questo, che ho modificato il mio atteggiamento di apertura gas e quindi ho avuto questa sorpresa. Cioè, mi dai una motivazione, non puoi dire: ah, ma se il team avessero che cosa? Cioè, facciamo la votazione, alzi la mano chi presume che... Ah, 5 dicono, alzi la mano chi... Ma stiamo scherzando. È un po' troppo, eh? Così. Infatti è un po' troppo. No, è perché diciamo la chiusura del discorso porta ad immaginare che se il non so chi avesse detto: oh, ma stai scherzando, ma guarda che va, lui avrebbe optato per... almeno quello che è la mia personale e modesta valutazione, mi avrebbe alquanto sorpreso, ecco, per lui, con una più pressante richiesta o consiglio ripetuto avesse potuto cambiare la sua valutazione su quale tipo di gomma utilizzare. Sono abbastanza sconcertato. No, ho colto, ma quello che intendo puntualizzare è che come un pilota ha delle, come si chiama, ha delle responsabilità sulle sue scelte, perché comunque deve sentirsi padrone del team, nel senso che quando fa bene deve far bene. Scusa Fabrizio. Dimmi. Non è soltanto sulle sue scelte, perché ritorniamo alla puntualizzazione che io ho fatto all'inizio. Il pilota è la punta di un iceberg. Tu hai una equipe, tu hai una squadra. Quindi, quando tu hai una squadra, tu porti, e ritorniamo alla definizione della casa, la casa madre, tu hai una casa dietro che prende una certa direzione. Vi faccio un altro esempio. Barry Sheen, che era un fior fior di collaudatore, il sottoscritto, quando ci siamo ritrovati, lui, io e Willie Hartog, 3 piloti ufficiali, a provare ad Hamamatsu, io ho scelto un telaio differente da quello che lui ha scelto. Quindi la casa cosa ha fatto? Tu, Ferrari, preferisci questo? Bene. Tu, signor Barry Sheen, preferisci questo? Ok, bene. Lui
ha iniziato la stagione agonistica 1979 con il suo telaio da lui scelto e io il mio telaio da me scelto. Io avevo l'XR27, lui aveva l'XR23. Finito. Quando io l'ho passato all'esterno, alla curva di Assen, durante il Gran Premio di Assen 79, io non ho passato all'esterno perché sono un fenomeno che passa all'esterno Barry Sheen. Ma stiamo scherzando? Io l'ho passato all'esterno perché quella curva la facevo di seconda con la regolazione ciclistica che io mi ero inventato, punto a capo. Lui la faceva di prima. C'era una differenza di velocità di entrata in curva, c'era una differenza di velocità di inclinazione, perché quando tu passi all'esterno qualcuno, non è che lo passi all'esterno perché lo stai passando all'esterno, no, tu stai andando più forte perché stai facendo più metri e sei un pochino più piegato. Questo perché sei riuscito a farlo? Perché hai regolato la tua ciclistica, la tua Suzuki 500 ufficiale, in un certo modo. Questo è il punto che forse la gente può non aver capito. Quando ho passato all'esterno Kenny Roberts a Salisburgo, anche se lui aveva una Yamaha 500, ma io sono riuscito a passare Kenny all'esterno perché la moto era regolata in un certo modo. Quindi quando tu opti per certe soluzioni, opti, ma devi essere cosciente che stai portando la casa madre in una certa direzione. Vabbè, certo, tu praticamente sei l'uomo in pista che indirizza anche a sua volta lo sviluppo. Certo, certo. E quindi, ritorniamo, le mie spiegazioni, ragazzi, non sono atte a parlare del sottoscritto, sono atte a far capire che quando tu decidi di fare una cosa, la fai in maniera cosciente per portare ad un risultato finale una compagine. Quando alla fine della storia tu hai ottenuto un flop, devi dire, scusate, mi cospargo il capo di cenere, la colpa è mia, e tutti gli altri serie di puntini, puntini, puntini che durano quanto le spiegazioni che tu porti a suffragio di un errore. Tante, tante, tante cose che poi messi assieme fanno il risultato. O anche spiegare che in quel caso, quando la gente è saltata in piedi sugli spalti, perché fai a tempo anche a vedere con la coda dell'occhio una sorta di ola, no? che si alza, no? All'esterno della curva, perché la tribuna lì era attaccata, non c'erano 50 metri di spazio di fuga come ci sono adesso con la modifica che è stata fatta proprio su quella curva. In quel caso è per stabilire che quando tu fai una certa cosa non sei tu il fenomeno. Di fenomeno per dire che era una risultata positiva di una messa a punto di un lavoro, di messa a punto di una squadra. Quindi l'elemento finale che poi appare sul podio
è semplicemente quello che rappresenta tutta la squadra, è semplicemente quella che rappresenta la casa, è semplicemente quella che porta un nome, un marchio ad essere conosciuto nel mondo e quindi cercare di fare che cosa alla fine? Di vendere il prodotto finale il più possibile o nel miglior modo possibile. Questo è quello che accade. Però lo devi dire, non devi fare finta di niente e dire ah no, sono stato bravo io, sai, l'ho passato all'esterno. No. Quindi nel caso in cui tu toppi, dici, oh signori, avverto che questa gomma non va bene. Io sono andato per terra non perché ho fatto io una cazzata, ma sono andato per terra perché questa è una gomma di merda. Quindi in seduta privata, in seduta segreta, in prove dove non ci sono giornalisti, non ci sono fotografi, non c'è nessuno, tu devi dire quello che senti. Se poi tu hai sentito male perché un altro ci ha fatto il record della pista con quella gomma lì, qualcuno sarebbe venuto da te, prenderti per l'orecchio e dirti, a di un po', ma cosa stai dicendo? E la volta successiva avrebbe preso un altro collaudatore al posto tuo. Perché? Perché probabilmente non mastichi bene la materia. Chiaro il concetto. Chiarissimo il concetto. Evidentemente Martin era la prima volta che si stava giocando seriamente un titolo e questi tranelli c'è un po' cascato, nel senso che se prendiamo lo sliding doors avrebbe vinto, avrebbe detto sì, oggi eravamo forti, abbiamo scelto la gomma giusta, e si passa da un attimo a essere da C puntati a essere fenomeni. Quindi ho capito anche il tuo discorso della che c'è tutto un lavoro dietro e non si tratta di essere fenomeni o di aver coraggio, ma c'è soprattutto un lavoro dietro che tende a non vedersi, ma il pilota sa sempre quello che fa. No, hai detto un particolare che rivoglio, diamo a Cesare quel che è di Cesare. No, nel senso, la metto sul ridanciano. Tu per portare la macchina a quella prestazione ci devi mettere del tuo, eh? Cioè il pelo glielo devi mettere. Quando tu prima hai detto no, non era questione di coraggio. No, il coraggio lì lo devi mettere perché? Perché per portare al limite qualunque organo meccanico che possa essere l'ammortizzatore, la sospensione, l'antidive, il rinvio del forcellone posteriore, squat, la gomma, ridurre al minimo il canale del cerchio anteriore per avere più agilità nei cambi di direzione, nei pif paf, bla 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 bla, tu devi andare al limite, perché se tu mi stai un pelo meno del limite vuol dire che non noterai quella differenza prestazionale. Sono stato chiarissimo, sufficientemente chiaro a sufficienza. No, io intendevo un'altra cosa, dicevo che un pilota, cioè, quando è per dire che alla fine, Fabrizio, è per dire che alla fine quando sei al limite hai la moto che derapa leggermente in maniera neutra sia davanti sia dietro. Tu apri il gas un capello di più e sei per terra. Quello si chiama limite. Chiaro, chiaro. No, io intendevo del coraggio, nel senso che non è solo coraggio, ma c'è un lavoro dietro. Quindi il coraggio ci deve essere, ma non deve essere solo quello. Cioè, nel senso, c'è un lavoro dietro. Perché se il coraggio è, se, allora sei un folle, cioè nel senso, se è solo coraggio, ci deve essere il coraggio
sapiente anche di messa a punto e tutto quanto, ma deve essere tutti anelli, tutte maglie di una catena devono essere. Dai, ti potrei fare un piccolo accenno ad un particolare. A me è capitato di salire su certe moto private, chiaramente, erano un disastro. Mi credete se vi dico che non avevo neanche voglia di misurarmi con il compagno di squadra. Se il compagno di squadra andava, che so io, 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, 6 decimi, un secondo più forte, non mi fregava niente. Perché? Perché non mi ci mettevo neppure a cercare di far capire quale fosse la distanza, la lontananza ad un, di quel setup rispetto un setup ideale che doveva essere impostato in una certa maniera, bla 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 bla. Non iniziavo nemmeno. E quindi questo che cos'è? Non è paura, non è codardia, non è, è semplicemente la totale differenza dal punto di vista valutativo. E vi faccio ancora una volta un esempio. Gli esempi che io vi faccio non è una questione di ego personale. Gli esempi che io vi faccio è per far capire che ognuno di noi ha una propria esperienza ed io esprimo i miei concetti con quelli che sono stati e quelli che sono le mie esperienze personali. Quindi quando dico no, perché in quella volta che nel caso in cui è successo è semplicemente per portare una testimonianza ad una frase che sto per dire o una frase che ho appena detto, che sto dicendo, che ha una testimonianza. È come se io vi dicessi che l'oro non è più giallo ma di un altro colore, diventato azzurro. Ma tu mi dirai, ma scusa, da quando? Ma io ti porto una testimonianza. Ecco, quindi una assurdità come quella che ho appena accennato ora, ma nel nostro caso, quando io dico nel mio mondo l'oro è diventato azzurro per questa e questa ragione, è semplicemente per dare a voi la occasione per capire che c'è anche un altro colore di un metallo prezioso. E questo è stato il motivo per cui molte altre volte, e adesso ritorno a quanto vi stavo accennando, vi sono delle divergenze valutative. 2014 ero con la federazione, forse ne abbiamo già parlato o accennato altre volte, ma vi porto i nomi, le testimonianze e il perché di quei fatti. 2014 Federazione Motociclistica Italiana mi chiamano per il buon Doriano Romboni, che era successo quel dramma. Entro nella squadra, i piloti sono Matteo Ferrari, che dico ancora una volta non siamo parenti, Andrea Locatelli. Prima uscita in assoluto della squadra con le Mahindra Moto 3, siamo a Valencia. A Valencia il rettilineo dei box, in fondo curva sinistra, accelerazione, 100 metri dopo ancora curva sinistra, accelerazione, piccola piega sinistra e poi curva destra. In quella curva destra hanno fatto in 2 giorni 8 voli, ripeto, 8 voli in 2 giorni. Io sono all'esterno di quella curva, perché andavo lungo il tracciato per vedere, per capire, ritorno ai box e fin dalle prime scivolate, quindi siamo alla seconda, siamo alla terza scivolata, siamo alla quarta scivolata, siamo alla quinta, alla sesta, alla settima, all'ottava scivolata, continuo a dire attenzione che il problema non è come tu dici, e c'era questo
tecnico che lascio, tralascio il nome, no? Ma quello che io vi sto dicendo, gli testimoni sono Matteo Ferrari e Andrea Locatelli. Dico, il problema non è come tu dici, rivolgendomi al responsabile tecnico, dovuto al fatto, come tu sostieni, che quella lì è la prima curva a destra, gomma fredda sulla spalla di destra, quindi scivolano lì perché è la prima a destra. Attenzione che il problema è dato dalla geometria dell'avantreno, la moto sottosterza, perché siamo troppo sbracciati di piastra, forcella, siamo troppo sbracciati e abbiamo questo tipo di inconveniente nella scivolata, evidenziato dalla gomma che non ha chiaramente la stessa temperatura della spalla di sinistra, perché hai già fatto sinistra in fondo a rettilineo, sinistra ancora, poi mezza sinistra prima di arrivare lì. Ma non è questo che ti fa cadere, perché non siamo caduti in quel punto sempre al terzo giro, al secondo giro, al quarto giro, al quinto giro. Siamo caduti anche oltre quei giri dove la temperatura della gomma ormai è omogeneizzata. Quindi do le mie ragioni, spiego il perché, spiego il per come, dico quello che avrebbe dovuto essere il cambiamento da adottarsi nel setup della moto e nella geometria dell'avantreno, e non sono stato ascoltato. Quando poi sono stato ascoltato, ci sono stati anche i cambiamenti di risultato cronometrici. Questa è una ulteriore testimonianza. Alla fine torniamo sempre lì che l'esperienza fa la differenza. Chi sa fa la differenza. Che dico sempre che fa rima, no? Chi sa fa la differenza, esatto. Virginio, io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, abbiamo fatto sempre un'oretta abbondante. E spero di non avervi annoiati. Assolutamente no, perché tutta cosa che a noi piace dei motori, soprattutto aneddoti e esperienze, se no non saremmo qui a parlare, non saremmo qui a portare un contenuto del genere se non fosse interessante, ma è appunto questo che cerchiamo, quindi ripeto, ti ringrazio tanto e ci sentiamo presto. Con piacere. Quindi grazie mille, ascoltate questo episodio, anche oggi abbiamo imparato tanto e al prossimo episodio vediamo se riusciamo a portarla ancora prima di Natale. Quindi ciao a tutti, ciao ciao!